Ciao Fabio, grazie per essere qui. Puoi presentarti dicendo chi sei e di cosa ti occupi nella vita? Allora, ciao a tutti, mi chiamo Fabio, faccio l'orafo olistico. Vi spiego brevemente cos'è. Un orafo che si occupa di costruire dei gioielli seguendo delle indicazioni del cliente, che non è un gioiello che va preso da internet o da una rivista o da una gioielleria, ma è proprio un gioiello che si va a scoprire mediante delle tecniche che ho imparato grazie a Prem, e che porto alle persone. Tipo questo ciondolo è quello che hai tu, ad esempio, e non Esatto. solo, tante altre cose molto belle. Grazie per avercelo detto e ricordato. Senti Fabio, quando ci siamo incontrati, hai conosciuto me e lo Shaman Way, che è la scuola che da 10 anni si occupa di crescita personale e spirituale. Che cosa stavi cercando? Qual era il tuo problema, la dinamica che ti stava limitando e magari anche in quale aspetto della vita? Alcune dinamiche che non riuscivo a superare o comunque a guardare, che so, tipo la rabbia che non riuscivo a gestire. Ultimamente poi mi sentivo tanto in aria, non riuscivo a radicarmi, quindi questo non mi permetteva di centrarmi, e quindi mi sono rivolto a te perché insomma era il momento giusto. Noi ci conosciamo da tanto tempo, penso che tu e tua moglie, Maria Pia, siete le persone più anziane della tribù di Lo Shaman Way ormai. Come mai ci hai messo così tanto tempo per scegliere di fare questo lavoro con me? Ci pensavo già da tantissimo tempo, però ho aspettato il momento giusto. Ti posso chiedere anche questo, quanto impattava la pigrizia nella tua vita? Tanto, tantissimo, però non la vedevo perché sono un tipo, almeno credevo di essere un tipo abbastanza dinamico che facevo tante cose, però non vedevo questa pigrizia, cosa che ho scoperto poi durante il percorso, ed è stato bello scoprirlo, no? Perché a sgretolare una credenza che è appunto molto impattante nella vita. E questo è stato una bella guarigione, diciamo. Molto bene. Senti, riguardo invece all'aspetto di essere genitori, cosa vuoi dire? Qua si apre, apriamo un libro. Allora, noi da 10 anni che siamo sposati. Abbiamo avuto l'esperienza dell'aborto, quindi il lutto dell'aborto, e in questi anni ci abbiamo lavorato, no? E siamo in conclusione, abbiamo visto che quella che poteva essere una tragedia, no? In questo senso, invece è stata una grande opportunità perché ci ha dato la possibilità di lavorare su noi stessi, di lavorare sulla coppia, quindi quello che poi il figlio che è venuto a mancare l'abbiamo trasformato nel figlio della nostra unione, cioè la nostra unione è diventata nostro figlio. E quest'anno, insomma, abbiamo deciso di adottare un bambino. E quindi ci stiamo preparando anche, stiamo facendo questo percorso proprio per l'adozione. Molto bene. Senti Fabio, allora passiamo ai tuoi cambiamenti. Queste tre dinamiche di cui mi hai parlato, come in concreto le hai trasformate attraverso il percorso in MyEPQ? Sì, intanto mi sono accorto subito dalle prime settimane che ero bravissimo ad alimentare questi pensieri, no? Quando arrivava, per esempio, la rabbia, che è un'energia fortissima, che prima non riuscivo completamente a gestire, quindi mi facevo trasportare da lei. Adesso ci sono amico. Per me è stato veramente
Bellissimo questo cambiamento, perché sentire questa rabbia che arriva e questa energia fortissima e saperla guardare e saperla gestire, per me è stato veramente un cambiamento totale. Sì, dunque come vivi oggi la rabbia? La vivo come la felicità. La guardo, sorridiamo e andiamo avanti, rimanendo sempre nel cuore, che è la cosa più importante. Sì, guarda, questo è un punto che ci sta molto a cuore in Lo Shaman Way perché il nostro obiettivo è proprio quello di insegnare anche molto alle persone, soprattutto quando sono in una relazione bella e lunga come la vostra, a far sì che la rabbia sia un'energia da trasformare per poter magari creare qualche cosa insieme, ma non per distruggere o per umiliare o per offendere, così perché come avrai sperimentato, come so che hai sperimentato, non è utile. Senti, passiamo a altri tuoi cambiamenti. Quali sono altri risultati concreti che hai raggiunto durante il percorso e alla fine? Sappiamo che poi il lavoro continua, no? Cioè, il mastermind continua anche dopo la fine. Sì, beh, sicuramente il modo proprio di affrontare le giornate, appunto conoscendoci da tanto tempo già avevo gli strumenti per impostare una routine, un qualcosa che ti faccia stare insomma al centro, però con il percorso è cambiato questo modo. Cioè, nel senso che la routine fa parte della giornata ed è bello perché appunto la vivo in modo diverso, in modo più leggero. Se magari una volta che so, facevo i viaggi e mi capitava di non vedere niente, quasi quasi ci rimanevo male. Invece ora, dopo il percorso, mi accorgo che anche se nel viaggio appunto mi capita di non vedere niente, ma c'è sempre qualcosa, una sensazione, cioè l'informazione arriva comunque. E questo anche grazie alla routine, no? All'essere comunque impegnato in questo senso. Essere proprio più leggero, essere più libero, è bello. Senti, per concludere, Fabio, e lasciare un valore aggiunto alle persone che ti stanno ascoltando, ti andrebbe di condividere qual è stata la consapevolezza più importante che hai avuto, anche così in modo che le persone che ti ascoltano possano magari iniziare a riflettere e cercare di vedere come integrarla anche nella loro vita. Ma sicuramente il fatto appunto di capire tante cose su noi stessi, il fatto di conoscersi, perché crediamo di conoscerci, ma invece non è così. Quindi quando tu scendi in profondità e veramente ti conosci e ti accogli, cambia tutto. Questa è stata una consapevolezza molto grande. Grazie di cuore Fabio, sei stato veramente super utile per tutte le persone che ti ascolteranno. Possiamo anche dire che fra pochi giorni avrà qualche cosa di magico? Sì. Allora, ci sarà il matrimonio sciamanico di Fabio e Maria Pia perché vorranno rinnovare i voti di questo bellissimo percorso di 10 anni che hanno fatto insieme. E hanno scelto la tribù di Lo Shaman Way per vivere questa e celebrare questo rituale incredibile e magico insieme. Grazie veramente di cuore, Fabio. Un abbraccio. Grazie a te. Grazie a te. Oh.